nostro viaggio in Molise e torna a Termoli per seguire insieme a voi la festa in onore di San Timoteo, compatrono della città e della diocesi di Termoli Larino. Quest'anno si tratta di una giornata molto importante perché ricorre il 70° anniversario del ritrovamento delle reliquie di San Timoteo qui in città. In occasione è arrivato a Termoli anche il cardinale Angelo Comastri. Restate con noi per seguire tutti i momenti di questa giornata. Eminenza, oggi a Termoli, in occasione del 70° anniversario del ritrovamento delle spoglie di San Timoteo qui a Termoli, quale messaggio attuale emerge per l'uomo di oggi? Il messaggio viene proprio dal fatto del ritrovamento delle reliquie. I santi bisogna continuamente ritrovarli, perché li abbiamo un po' smarriti. Al posto dei santi, oggi sono stati messe le persone di successo, anche se sono frivole, anche se sono vuote, anche se sono volgari. E questa sostituzione crea lo sbandamento attuale. Ritorniamo ai santi, come San Timoteo, perché i santi ci insegnano la lealtà, l'onestà, la limpidezza, lo spirito di sacrificio, che sono valori indispensabili per poter vivere bene. Sua presenza oggi è molto importante qui a Termoli. Tra le sue esperienze lei ha conosciuto personalmente da vicino due importantissime figure per la Chiesa di oggi, Papa Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta. Qual è il ricordo e qual è l'insegnamento più importante che le hanno trasmesso? Beh, di Giovanni Paolo II potrei raccontare tante cose, ma mi limito al ricordo dell'ultimo incontro che ho avuto con lui, potremmo dire sulla soglia della morte. Era il 1° aprile 2005 e Giovanni Paolo II sarebbe morto il giorno dopo. Io ricordo quando entrai nella camera, il Papa era sofferente, respirava con fatica, un medico insufflava ossigeno e io mi inginocchiai con molta emozione accanto al suo letto e chiesi una benedizione. E vedo ancora la mano di Giovanni Paolo II gonfia, che si alza e ricade, si alza e ricade. Allora io dico, Padre Santo, la benedizione è già uscita dal suo cuore, a me basta così. La conservo come un carissimo ricordo. In quel momento Giovanni Paolo II si volta. Io vedo ancora quegli occhi, due occhi sereni, stava per morire. Era pieno di felicità. Io mi sono chiesto perché. E la risposta che mi sono data è questa. Giovanni Paolo II, come credente, sapeva che la morte è un salto tra le braccia di Dio. E quindi era felice che si realizzasse il sogno della sua vita. Ma c'era anche un altro motivo. Era contento di aver speso totalmente la vita per il Signore. Ed era convinto di aver dato tutto. E in quel momento io credo che sia la consolazione più grande. Soldi, contano niente in quel momento. L'unica cosa che conta è il bene fatto. Quello dà consolazione. E Giovanni Paolo II la sentiva. Madre Teresa poteva dire tante cose perché ho avuto la grazia di frequentarla per 30 anni, quindi potrei raccontare tante cose. Mi limito soltanto all'ultima intervista alla quale io fui testimone, ed era il 22 maggio del 1997, e Madre Teresa sarebbe morta il 5 settembre successivo. Ricordo che io ascoltai con tanta emozione le domande e le risposte. Mi limito a tre. Le ricordo benissimo. Madre, qual è il giorno più bello della sua vita? Chiese il giornalista. Maria Teresa, senza esitazione, rispose, oggi. Fu spontaneo, che oggi, perché? Perché ieri non ce l'ho più, domani non so se l'avrò. Oggi posso fare ancora del bene. Lo scopo della vita è questo, fare del bene. Non disse niente del Nobel, il fatto che era stato all'ONU a parlare, cose straordinarie, no. Oggi è il giorno più bello. Seconda domanda, ma madre, lei ha sempre gli occhi sereni. Qual è il segreto della felicità? Risposta. Il segreto della felicità è questo. Uscire dalla gabbia dell'egoismo, che è la gabbia dell'infelicità. E disse, io la sfido.
lei non potrà trovare in nessuna parte del mondo un egoista felice. Si è felici facendo del bene, questo è il segreto della felicità. Allora il giornalista di rimando chiede, ma madre, non è questo quello che si sente dire in giro? E lei rispose, ecco la più grande menzogna contemporanea, quella che inganna i giovani, averli convinti che i soldi e i divertimenti rendono felici. La madre commenta, menzogna, 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 per 3 volte, me lo ricordo ancora. Questo è l'ultimo ricordo di Madre Teresa. Papa Francesco, quasi un anno fa, la visita di Bergoglio in Molise. Lui è universalmente, possiamo dire, riconosciuto come il Papa dei poveri. Per la Chiesa di oggi, che significato ha la povertà? La povertà nasce dalla scoperta della vera ricchezza. San Francesco era povero, ma non perché disprezzava il mondo. Ha cantato la creazione, l'ha dato sibi Signore. La povertà cristiana, quella che Papa Bergoglio non si stanca di sottolineare, nasce dal fatto che noi abbiamo capito che la ricchezza è Dio, ed è soltanto con Dio nel cuore che si è felici. E Dio si può incontrare soltanto attraverso Gesù, perché Gesù è Dio che ci è venuto incontro. Il Papa sa tutto questo, è perché vuole semplicità, perché tutto il resto non conta niente, è tutta cornice. E nella povertà noi possiamo far risplendere questa verità, la ricchezza è Dio. Ultima domanda, lei per tanti anni è stato delegato pontificio a Loreto. Oggi che senso ha per il cristiano, per l'uomo, la devozione mariana? Beh, la Madonna è la prima credente ed è la guida più sicura per arrivare al Signore. E Maria non solo è la prima credente, Maria è sicuramente la donna più felice che sia stata presente nella storia umana. Ed è felice perché Maria ha aperto il cuore a Dio. Il suo grande momento è stato quello in cui ha detto eccomi, sono la serva, quel momento in cui lei era libera, perché Dio è colui che dà libertà e Maria ci insegna qual è la strada della libertà. Per questo seguire Maria, la devozione a Maria, è quanto di più intelligente possiamo fare. Eccellenza, una giornata importante per Termoli, l'intera diocesi di Termoli-Larino, 70° anniversario del ritrovamento delle reliquie di San Timoteo. Qual è il messaggio che si può trasmettere alla comunità? Ma intanto è lo stesso messaggio che la Chiesa termolese ha fatto proprio quando nel sinodo diocesano ha scelto proprio il riferimento alle lettere di Paolo a Timoteo come slogan per il suo cammino di questi anni, ravvivare la fedeltà al Vangelo, ravviva in te il dono di Dio che è in te. Ecco, per cui è una chiamata forte questa circostanza a un impegno più profondo nella relazione con il Vangelo, ma che significa con Gesù, perché il dono di Dio in noi è Gesù Cristo, che ci è donato il giorno del nostro battesimo, al quale siamo conformati il giorno della nostra cresima, e verso il quale siamo incamminati, no? Ecco, grazie all'incontro quotidiano o settimanale con Lui nella Santa Eucaristia. Da Termoli si conclude il primo appuntamento di Viaggio in Molise dedicato alla festa di San Timoteo, quest'anno organizzata in occasione del 70° anniversario del ritrovamento delle reliquie del Santo in città. Vi ricordiamo che potete rivedere tutte le puntate di questa trasmissione anche sul nostro sito internet www.telemolise.com, sul canale tematico del Digitale Terrestre Molise Mio, seguiteci anche in Abruzzo sul canale 96 e anche nel Lazio, compresa Roma, sul canale 749. We'll be right back.